E poi per la battitura, per il trofeo della battitura, andiamo alla categoria G6 con il memorial dedicato a Renato Amantini. Oggi c'era anche la Beppa, la moglie di Renato Amantini, bella come sempre e ci fa piacere rivederla in ottima salute. Dovete sapere che la Beppa fino a quando non è arrivata la grande manata del Covid che ha cancellato tutto, era una delle donne che nonostante l'età era in cucina ad aiutare. E adesso però la Beppa non ce la fa a dare una mano e si gusta questa gara dedicata a Renato Amantini. Nella categoria G6 femminile vince Giulia Grillo della Ternana Bike 22. E nella categoria invece maschile c'è un ritorno, l'aspettavamo da un po' di tempo. Per settimane abbiamo parlato con Giuseppe Gallo della Foligno Start, adesso mi sto allenando, adesso riprendo, forse domenica, forse sabato. E poi finalmente arriva il trofeo della battitura e arriva la gara vinta da Giuseppe Gallo. Rientra e vince. Bravo, complimenti. Foligno Start per lui. Una bella gara a tre con Giuseppe Gallo insieme a Lorenzo Lodovisi della Foligno Start e Roberto Guerra dell'Unione Ciclistica Città di Castello. Vanno via in tre e lasciano dietro tutti gli altri. Se la giocano loro tre, quella che sarà la vittoria. È certo che correre con due avversari che uno tira e uno accosta è difficile fare il terzo incomodo. Giuseppe Gallo vince, Lorenzo Lodovisi è secondo, Roberto Guerra è del Città di Castello terzo. Quarta posizione per Vittorio Longari della ciclistica Massa Martana, bravo Vittorio. Quinto Alessandro Magnanelli della Gubbio Ciclismo Mogaiana, davanti a Jacopo Piaggesi del Pianello. Settimo Francesco Ballarani del Foligno Start, ottavo Andrea Brozzi della Nestor Marciano, nono Daniel Genovese della Bessica Lenzano, decima posizione per Gesue Banelli del Città di Castello e poi gli altri del Città di Castello, Francesco Paoletti, Unione Ciclistica Città di Castello e Andrea Meoni. E questa è la classifica. Adesso non mi rimane altro da fare che fare la nomination dei vincitori, delle squadre vincitrici del trofeo della battitura Memorial Renato Amantini. Il trofeo della battitura va, per il punteggio ovviamente, all'Unione Ciclistica Foligno Start. Bravi i ragazzi che hanno vinto diverse gare delle categorie dalla G1 alla G6. Questa intanto è la vittoria di Gallo e lui alza le braccia alla fine dopo che ha tagliato la linea. Per quanto riguarda invece la classifica società partecipanti strada, la vittoria va ai padroni di casa dell'Unione Ciclistica Città di Castello, davanti alla Gubbio Ciclismo Mogaiana, terza posizione per il Velo Club Assisi Bastia, quarta la Ternana Bike e quinta posizione per la Nestor Marciano. E adesso vi facciamo vedere una chicca, una vecchia Topolino rimessa nuova da Gigi Perugini che diventa qualcosa di straordinario. 14.974 Perugia, pensate quanto può essere vecchia. E questa è la macchina utilizzata per la rievocazione storica della festa della battitura, è la macchina del padrone. Già, gli altri beati se avevano la bicicletta, per il resto si andava a piedi.